A me sembra che siamo un po' impazziti, almeno noi liberali dovremmo dirlo ad alta voce. Il comunismo è come il nazismo. Oggi stiamo celebrando i 100 anni del comunismo come se fosse una grande nascita di un grande movimento libertario, operaio, di uguaglianza, di salute, di sobrietà. Io vi voglio semplicemente leggere dal libro nero del comunismo una cosa che poi ci è rimasta qua dentro il nostro DNA. Così come Marx aveva spiegato che il capitale gronda di sangue, non ve lo dimenticate mai che nel 1848 il gran borghese Marx spiega l'inizio di tutto l'odio nei confronti dei borghesi, cioè che il capitale nasce gronda dal sangue. Molto più recentemente Che Guevara diceva la cosa che ci è rimasta e che questi celebrano oggi. Non stiamo parlando del comunismo caraibico, non di quello staliniano, lì erano meno letterari, li prendevano e li mettevano nei gulag, cosa di cui mi sembra oggi si celebri un po' meno l'esistenza. L'odio come fattore di lotta, l'odio intransigente contro il nemico che permette all'uomo di superare le sue limitazioni naturali e lo converte in una efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri soldati devono essere così, dice Che Guevara. Un popolo senza odio non può vincere un nemico brutale. Ed è lì che nasce l'odio, non da questi sovranisti della minchia che sono dei ragazzini, rispetto a questa grande, grandissima dichiarazione del Che Guevara, le cui foto ci abbiamo nelle stanzette dei nostri ragazzini. Un popolo senza odio non può vincere un nemico brutale. Bisogna portare la guerra fin dove il nemico la porta, nelle sue case, nei suoi luoghi di divertimento. Renderla totale. Non bisogna lasciargli un minuto di tranquillità, un minuto di calma al di fuori e all'interno delle sue caserme. Attaccarlo ovunque si trovi, farlo sentire una belva braccata in ogni luogo in cui transiti. C'è qualcuno che pensa che la sinistra e il comunismo di quegli anni sia un po' migliore rispetto a questo comunismo petaloso di oggi che fanno ovviamente gli stalinisti orwelliani senza rendersi conto che da quello discendono. Però una cosa, permettetemela di dire, e col sito nicolaporro.it adesso partiamo e oggi vi facciamo vedere una serie innumerevole di contributi dei nostri amici, un po' più a destra, un po' più a sinistra, tutti comunque con un filo, verrebbe da dire, rosso. A noi il comunismo non piace e le celebrazioni del comunismo ancora di meno. E quello che sembrerebbe scandaloso affermare oggi, addirittura nel 2021, è comunismo uguale a nazismo. Toc toc! A quanti di voi questa frase sembra normale? A me è normale, per me è normale. Non so però a dirla in giro o sui giornali italiani quanto sia condivisa e comprensibile questa similitudine, anzi questa uguaglianza totale. Ciao.